Cresce di oltre 22 milioni di euro il valore delle esportazioni della provincia di Arezzo nel primo trimestre 2018 rispetto allo stesso periodo 2017, attestandosi a circa 1,552 miliardi di euro. Un dato positivo, commenta il presidente della Camera di Commercio Sereni, alcuni settori evidenziano buone performance, altri un andamento più negativo, come ad esempio il comparto moda. Dopo la robusta crescita messa a segno nel 2017, dove si era registrato un più 28,6% rispetto all'anno precedente, il settore moda in questi tre primi mesi del 2018 mostra, almeno per quanto riguarda il valore complessivo delle esportazioni, segnali di debolezza. A livello aggregato i flussi diminuiscono del 16,5%, una flessione che da imputare alla forte contrazione, oltre l'85%, verso gli Stati Uniti d'America. I metalli preziosi, interviene il segretario generale Giuseppe Salvini, dopo un 2017 caratterizzato da segno negativo, nei primi tre mesi del 2018 recuperano una parte delle perdite grazie a un incremento delle vendite all'estero del 16%, attestandosi a circa 519 milioni di euro, circa 50 in più rispetto al 2017. La gioielleria e l'orificeria presentano un andamento contrario. Le esportazioni sono cresciute del 5,5% lo scorso anno, ma inizia nel 2018 con una flessione del 2,6%. Il confronto con gli altri due distretti orafi nazionali mostra che in questo primo scorcio dell'anno la provincia aretina è riuscita a contenere meglio di Vicenza, che ha perso il 3,8%, la contrazione rispetto al primo quarto del 2017. Per gli altri settori si possono osservare diffusi e generalizzati segnali positivi. Le esportazioni di legno e prodotti in legno aumentano del 12,4%, quelle di prodotti farmaceutici del 36,3%, prodotti in metallo più 21,9%, apparecchiature elettriche più 15%, altri prodotti della lavorazione dei minerali non metalliferi più 81%. All'interno di quest'ultimo segmento addirittura si registra la crescita del 2.559,3% delle esportazioni di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso. In crescita l'export verso la Turchia più 17,4% e verso la Francia più 13,8%, in calo quello negli Emirati Arabi Uniti meno 19,3% e a Hong Kong meno 8,1%.